tutti! Oggi farò una torta per San Valentino. È una torta marocchina senza uova e senza burro. Partiamo subito con gli ingredienti. Allora, ci vogliono 200 g di farina, 200 g di zucchero, 250 ml di latte, 50 g di cacao amaro e mezza bustina di lievito. Pan degli angeli. Per quanto riguarda la farcitura, la farcia, abbiamo 250 g di mascarpone e 4-5 cucchiai di Nutella. Passiamo subito con la preparazione. Allora, mettiamo tutta la farina unita. Uniremo subito lo zucchero. Iniziamo piano piano con la frusta elettrica. E andiamo a aggiungere il latte lentamente. Pian piano, mi raccomando il latte. Continuiamo. Ad unire i tre ingredienti, cioè la farina, lo zucchero e il latte. Il latte lo sto versando piano piano. Continuiamo. Facciamo amalgamare bene gli ingredienti. Ho lasciato giusto un pochino di latte che metterò, andrò a versare dopo, perché ora vado ad aggiungere il cacao amaro, sempre un po' per volta. Aggiungo il latte che mi era avanzato. E prima di finire aggiungo mezza bustina di lievito pan degli angeli, lievito per dolci. Capite perché ora si chiama torta marocchina? Prende questo bel color marrone e continuo ad amalgamare il tutto. Thank you.
bene gli ingredienti, andiamo a mettere il composto in una teglia. Io ho usato questa teglia a forma di cuore che precedentemente ho rivestito con la carta da forno. C'è un profumino. Naturalmente queste sono dosi per 2-3 persone, massimo 4. Poi se voi volete basta che raddoppiate, se volete farla per più persone basta raddoppiare tutte le dosi che vi ho dato, tutti gli ingredienti. Vediamola bene. E ora andiamo ad infornare in forno preriscaldato a 200-180 gradi, però controllate sempre la cottura perché c'è il rischio che si bruci. E andiamo ad infornare. Mentre aspettiamo che cuocia la torta, prepariamo la farcitura. Quindi useremo 250 grammi di mascarpone e un 4-5 cucchiai di Nutella, poi vedete voi, abbondante insomma. Allora, mettiamo in una ciotola il mascarpone. E, opla! Pulisco il cucchiaio. E mettiamo abbondante Nutella perché ci piace. Mi raccomando Nutella, eh? 2. Tre, bisogna essere abbondanti. Opla. 3, scusate. 4. E mettiamo anche un 5. Cremina golosa per farcire la torta è pronta. Ora aspettiamo che cuocia la torta e poi la farciamo. Passati 25 minuti abbiamo tolto la torta dal forno, dopodiché l'ho fatta raffreddare per una mezz'oretta e l'ho tagliata a metà. Ora andiamo a farcirla con la crema preparata col mascarpone e la Nutella. Nostro cuoricino.
nostra cremina. Deve essere bella abbondante. Questa è ottima per i golosoni, questa torta. Riprendiamo bene la cremina. E ora, un'impresa difficilissima, rimettere la base alla torta. Pronti? Via! Ci sono riuscita! Messa la base, cospargiamo con lo zucchero a velo tutto il nostro cuoricino. Bello bianco. Ok, e ora abbiamo ricoperto con lo zucchero a velo e con il restante, con la restante crema scriveremo qualcosina. Abbiamo fatto un fiorellino, questa è la mia torta marocchina per San Valentino, pulisco un poco il disastro che ho fatto come sempre quando faccio i dolci. Io spero che questa idea per San Valentino vi sia piaciuta, noi ci vediamo al prossimo video e un bacio, ciao!